Ciao ragazzi, la lezione di oggi è relativa al periodo successivo alla morte di Augusto e quindi riguarda quello che avverrà con gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia, ovvero il consolidamento di questa nuova forma politica che è l'impero. Augusto aveva lasciato formalmente intatte, come abbiamo visto, le istituzioni repubblicane, ma sostanzialmente era cambiato tutto e aveva centrato su di sé moltissime cariche politiche e quindi in sostanza tutto il potere. Quello che stupisce è che il tutto avvenne con diciamo, una serena accettazione, possiamo dire così, da parte dei nobili e anche da parte della classe senatoria. E questo dobbiamo anche capire. In effetti, i buoni rapporti che Augusto riuscì comunque a mantenere con la classe dei senatori, che di fatto era completamente esautorata del suo potere, risiedono anche nel fatto che a partire da Augusto, per accedere al Senato, un requisito era il censo. E Augusto stesso, interveniva con supporti economici, di tasca sua, diciamo così, per favorire l'accesso al Senato di personaggi di sua fiducia. Ecco quindi che le congiure senatoriali ai danni di Augusto non si ebbero, o comunque furono sostanzialmente inefficienti, inefficaci, cosa che invece non si può dire dei suoi successori. Il principato passò al successore di Augusto, cioè Tiberio, vedremo in un modo abbastanza semplice, abbastanza indolore anche, e si accettò che fosse un suo figlio adottivo, cioè Tiberio, come se fosse una cosa privata, come se appunto il passaggio di potere fosse quello da un re a un principe, quindi una vera e propria dinastia ereditaria. Il tutto, dicevo, senza grande ostilità da parte del Senato. Con Tiberio i rapporti col Senato rimasero abbastanza equilibrati, abbastanza pacifici, e così anche con un altro imperatore della dinastia Giulio-Claudia, ossia Claudio. Mentre con Caligola, per esempio, e Nerone, vedremo che i rapporti si inasprirono e anche tanto. Quindi, diciamo, gli imperatori Giulio-Claudi si dividono un po' a metà questo rapporto con il Senato, tra un rapporto appunto pacifico e un rapporto più burrascoso. E arrivarono anche a casi di emarginazione e di violenza nei confronti dei senatori, gli imperatori che ho citato prima, cioè Caligola e Nerone. Tant'è che poi la maggior parte della storiografia di età imperiale, cioè contemporanea o più o meno contemporanea a questi imperatori, è piuttosto ostile, è una storiografia anti-imperiale, cioè in pratica gli storici che raccontano questo periodo storico non sono affatto teneri nei confronti di questi imperatori. Penso a Svetonio, ma soprattutto penso a Tacito. Questo storico, infatti, parlando del Principato, lo descriverà proprio come una sorta di pedaggio necessario, quasi uno scotto inevitabile da pagare se si voleva avere la libertà. E lui infatti parlerà proprio della pace augustea come di una pax cum domino, cioè una pace che necessariamente doveva avvenire con un padrone assoluto che spesso ha i tratti dell'autocrate, cioè del sovrano appunto, quasi talvolta anche con caratteristiche di quelle che erano le monarchie orientali, tanto aborrite, tanto rifiutate dai romani. E questi tratti autocrati sono tratti che in qualche modo accomunano i vari imperatori di questo periodo. Avevano però l'appoggio tutti questi imperatori di nuovi cittadini che magari entravano a far parte appunto dell'impero, in quanto gli stessi imperatori estendevano la cittadinanza a questi cittadini. Penso a molti provinciali che pian piano entrarono anche all'interno delle stesse cariche amministrative e burocratiche dell'impero. Oppure i liberti che con Claudio, cominciavano l'imperatore Claudio, cominciavano proprio ad avere dei ruoli di potere importanti, cioè gli schiavi liberati. E penso anche all'appoggio dell'esercito
che era sempre più legato da un vincolo di forte fedeltà con l'imperatore, e penso anche alle masse popolari. Quindi l'appoggio anche del popolo era fondamentale per questi imperatori, e se lo garantivano, come dicono sempre gli storici del tempo, attraverso sia distribuzioni di grano, sia i giochi gladiatori, per esempio, che erano gratuiti ed aperti a tutti. L'espressione con cui si indica sia l'erogazione gratuita di cibo, sia l'allestimento di questi giochi è panem et circenses. Era il modo, insomma, con cui gli imperatori si tenevano buone le masse popolari. Ma adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio cosa succede appunto dopo la morte di Augusto. E Augusto morì senza lasciare eredi diretti, e a Roma molti credevano che dopo questo lungo governo del principe magari sarebbe tornato l'ordinamento repubblicano. Però dovettero capire che le cose andavano diversamente subito quando Augusto cominciò ad adottare alcuni nipoti, e poi adottò Tiberio, figlio di primo matrimonio di sua moglie Livia, che Livia aveva avuto con Claudio Nerone. Ecco che il nome completo di Tiberio è Tiberio Claudio Nerone. Questo nome, insieme a quello della cosiddetta gens Giulia, darà poi appunto vita a quella che chiamiamo la dinastia Giulio-Claudia, perché appunto Tiberio apparteneva alla famiglia dei Claudi, e il legame però con Cesare e Augusto, cioè con la gens Giulia, resta sempre in qualche modo. La prima, diciamo, fase dell'impero di Tiberio fu abbastanza positiva. Egli si distinse per una certa oculatezza nell'amministrazione imperiale, nell'amministrazione delle finanze dell'impero, oculatezza che spesso gli storici hanno però definito perfino avarizia. Era un personaggio abbastanza schivo, secondo alcuni anche ipocrita, come ce lo descrive appunto Tacito. Ma di positivo c'era che si dedicò al rafforzamento, per esempio, dei confini contro i Germani. Inviò, per esempio, Germanico, che era figlio di suo fratello Druso, e verso il quale però cominciò a nutrire una certa gelosia, perché Germanico meritò il favore, per esempio, dell'esercito, dei militari, perché si era distinto per il suo valore, il suo coraggio in questa campagna contro i Germani. E proprio per questa gelosia Tiberio lo richiamò dalla Germania e lo mandò su un fronte ancora più pericoloso di quello contro i Germani, appunto il confine con i Germani, che era l'Oriente, quindi contro i Parti, dove appunto morì. Anche se in realtà si sparse la voce, il sospetto, che la morte di Germanico fosse stata voluta dallo stesso Tiberio e cercata da Tiberio tramite avvelenamento. A parte questo, però, va detto che a un certo punto ci fu una svolta in senso autoritario di Tiberio, soprattutto quando si liberò del suo prefetto del pretorio, Seiano, che aveva cominciato a governare in maniera quasi assoluta al posto dell'imperatore stesso, e questo strapotere di Seiano quindi preoccupò in pensieri Tiberio al punto che lo eliminò. Dopodiché, però, aveva timore di essere circondato dall'ostilità di altre persone ancora, dei suoi avversari politici, e quindi si ritirò a vita privata, diciamo così, a Capri, da dove però continuava comunque a gestire l'impero. Questo suo trasferimento in questa lussuosissima villa a Capri fu anche criticato, per esempio, dallo storico Svetonio, che parlò a tal proposito di disinteresse per i pubblici affari e di dissolutezza. Infatti, in un testo di Svetonio, Le vite dei Cesari, si dice di Tiberio questo: con il favore dell'isolamento e, per così dire, lontano dagli sguardi del popolo, sfogò tutti quei vizi che fino allora aveva mal dissimulato. Quindi capite bene che se nel complesso quello di Tiberio sembra essere un buon principato, dall'altro lato invece ebbe anche lui la sua buona dose di critica da parte degli storici.
E a lui subentrò poi il nipote Caio Caligola. Caligola, chiamato così per il nome dei Calzari, che in latino si chiamano Caliga, usando una calzatura militare, perché pare che Caligola seguisse il padre germanico, era figlio di Germanico, negli accampamenti militari. Era molto giovane quando fu scelto come successore di Tiberio e per quanto governò per breve tempo, dal 37 al 41, si distinse subito per un comportamento troppo eccentrico. Addirittura si racconta, non si sa però fino a che punto sia aneddotica, antiimperiale o realtà, che portasse un suo cavallo a cena, se lo portasse proprio nei banchetti, che gli offrisse orzo e che bevesse alla sua salute e addirittura che avesse intenzione di nominarlo senatore. Addirittura c'è chi dice lo nominò senatore, ma in realtà la cosa rimase solo un'intenzione. Questo però ci fa capire fino a che punto Caligola denigrasse il lavoro del Senato, quasi a volerlo schernire al punto di dire che poteva diventare senatore persino un cavallo. Arrivò anche ad eliminare fisicamente i suoi avversari politici e diciamo si distinse proprio anche per tratti abbastanza da monarca assoluto per certo lusso che pretendeva nei cerimoniali di corte e fu ucciso da una congiura di pretoriani, pensate un po', proprio la Guardia Pretoria che era quella che doveva difendere il corpo di guardia, diciamo, dell'imperatore, il giorno prima della partenza per Alessandria, dove doveva inaugurare un culto in suo onore. Dopo la morte di Caligola salì al potere Claudio. Anche su questa, diciamo, successione c'è un racconto interessante. Svetonio ci dice che durante la congiura dei pretoriani ad anni di Caligola, i pretoriani fecero irruzione in una sala del palazzo dove abitava, dove c'era anche Claudio, perché Claudio era il fratello di Germanico, quindi zio di Caligola. Ormai anziano, e si era nascosto, Claudio si era nascosto per non essere ucciso anche lui dai pretoriani dietro una tenda. E pare che i pretoriani tirarono questa tenda che cadde su Claudio quasi a ricoprirlo come una toga imperiale. Da qui il mito, diciamo, dell'imperatore, sembrava un imperatore, ecco, nato per caso. Secondo, scusate, secondo altre fonti, invece, fu proprio Claudio anche uno dei, diciamo, complici di questa cospirazione, di questa congiura che portò alla morte Caligola. E secondo altri ancora, invece, il Senato volle la sua elezione perché pensava di manovrarlo facilmente. Di Claudio, infatti, diciamo, la storiografia ci riporta le caratteristiche di un imperatore con qualche tic, diciamo, con qualche tic nervoso, balbuziente, zoppo, insomma, con diversi difetti che già lo rendevano abbastanza attaccabile. E poi pare fosse abbastanza lontano dalla politica perché gli piaceva la letteratura, era dedito alla cultura. Ma ebbe comunque qualche merito. La storiografia più moderna riconosce qualche merito a Claudio, per esempio quello di aver reso più efficiente la burocrazia dello Stato, in quanto cercò di far controllare tutto ad una sorta di segreteria di Stato, che doveva appunto anche coordinare le stesse attività di governo. Poi fece entrare nella burocrazia anche i liberti, uomini di sua fiducia, devoti a lui perché a lui dovevano la libertà, e ebbe anche il merito in politica estera di continuare una sorta di politica espansionistica ai danni, per esempio, della Britannia, trasformandola così in provincia, sottomettendo la parte meridionale della Britannia e trasformandola in provincia. Morì perché aveva sposato Agrippina, una giovane nipote, la quale, molto ambiziosa, volle, avvelenando Claudio, far diventare imperatore il suo giovanissimo figlio Nerone.
Di Nerone si è raccontato tantissimo, senz'altro, forse tanto anche si è voluto amplificare l'immagine ed esagerare con l'immagine di un imperatore folle. Qualche tratto di follia l'abbiamo visto anche attribuito a Caligola, sicuramente, e un po', diciamo, forse c'era una tara ereditaria che percorreva tutta questa gens Giulio-Claudia. Ma andiamo per ordine, vediamo cosa c'è di reale, cosa c'è forse di amplificato dalla storiografia antiimperiale, e che danneggia un po' l'immagine di Nerone.